Eccoci. Buon pomeriggio a tutte e buon pomeriggio a tutti. Sono Giuseppe Servaggiuolo, lavoro per l'Agenzia Piano Strategico, che è la realtà riminese, che ha il compito di favorire l'attuazione del Piano Strategico di Rimini e del suo territorio. Io in particolare mi occupo del progetto Laboratorio Aperto. Cos'è il Laboratorio Aperto? È un luogo della città che, come tutti gli altri laboratori della rete regionale, ha la vocazione di diventare l'hub locale dell'agenda digitale. Lo fa attraverso la realizzazione di una serie di iniziative inerenti alla partecipazione, all'innovazione urbana, alla coprogettazione con il territorio, sui temi della cittadinanza digitale e sullo sviluppo di competenze digitali. Oggi siamo qui al terzo appuntamento di Scorciatori Digitali. Questo ciclo di quattro incontri che è frutto, è nato da un breve ma intenso, come dire, percorso di coprogettazione guidato dal Laboratorio Aperto di Rimini in collaborazione con Arter, insieme a tutte le realtà del territorio che si occupano a diverso titolo di formazione e orientamento, in particolar modo di competenze digitali. I primi due appuntamenti. Nel primo abbiamo indagato su quali sono le competenze digitali maggiormente richieste oggi nel mondo del lavoro e l'abbiamo fatto insieme a Lorenzo Magnelli della Camera di Commercio e all'imprenditore Davide Stefanelli. Poi nel secondo webinar, andato in onda lunedì scorso, insieme alla professoressa Susanna Sancassani del MEDIT di Milano, abbiamo indagato, ci ha illustrato quali sono gli attuali trend dell'innovazione nella didattica, presentandoci anche alcuni casi pratici per comprendere qual è il metodo di formazione più adatto per realizzare un'offerta formativa. Oggi entriamo ancora di più nel pratico e lo facciamo con due ospiti molto importanti. Andiamo a scoprire come gestire un'esperienza formativa online e anche non online in maniera efficace. Io non ruberei altro tempo, perché il tempo è tiranno ed è sempre, ne abbiamo sempre poco, perciò lascio che si presentino loro e vi auguro un buon talk. Grazie Giuseppe e grazie a tutte le persone che sono presenti in questa deliziosa occasione che mi ha fatto ricordare anche che cosa è un hub urbano, che cosa vuol dire coprogettare insieme, lavorare, progredire, migliorare, innovare tra persone che non si sono mai conosciute prima. Quello abbiamo fatto al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, a condividere prassi, contaminarsi con quello che fanno gli altri. Io mi chiamo Maria Letizia Guerra. Mi occupo di orientamento al campus di Rimini e sono anche una docente di matematica, materia molto amata, so, da tutti gli studenti italiani, e sono una persona curiosa. La mia università, l'Università di Bologna, ha organizzato numerosi seminari di didattica digitale, innovazione della didattica, un pochino legati alla contingente situazione sanitaria, ma anche in generale come motivo di sviluppo, di miglioramento della propria prassi didattica. Ad essere qui con noi siamo molto contenti. Io lavoro a Rimini, quindi mi sento quasi, adesso non dico che posso fare la padrona di casa, insomma, è troppo, però insomma, mi sento a casa mia. Allora noi oggi possiamo ospitare un'esperta importante, Carlotta Pizzi, che ha un bellissimo curriculum nell'ambito di scienze della formazione, esperienze vaste nella formazione a largo spettro, soprattutto rappresenta, lavora, fa parte del Scientific Board di Casco. Senti Carlotta, ma che cos'è Casco? Che cos'è Casco? Allora, Casco è un progetto che nasce come spin-off, anzi come conseguenza del lavoro trentennale di una cooperativa. Io sono collegata da Parma, sono di Parma. La cooperativa si chiama Gruppo Scuola e ormai 30 anni fa decide, partendo da un quartiere specifico della città, di cominciare a lavorare proprio sull'educazione, sull'apprendimento, sul rapporto con la scuola. Da lì è nata questa avventura, no, di 3 decenni che poi ha portato la cooperativa a lavorare un po' su tutto il territorio cittadino e poi ci siamo detti che insomma era arrivato il momento di parlare di alcuni argomenti a livello proprio di formazione, il rapporto con la scuola e con le aziende, mettendo al centro il tema proprio dell'apprendimento. Imparare ad imparare sappiamo che è una competenza chiave
individuata proprio tra le competenze chiave di cittadinanza e diventa fondamentale per poter acquisire anche tutte le altre competenze tecniche e trasversali. Quindi com'è che la mente impara, ci siamo detti? Com'è che le neuroscienze oggi apportano finalmente nuove conoscenze e quindi anche nuovi strumenti e nuovi metodi per imparare ad imparare? Come possiamo aiutare gli studenti, ma poi anche i professionisti a continuare a imparare lungo l'arco della propria esistenza? Casco nasce da questa domanda. Quindi, insomma, Carlotta, è un casco digitale che ci mette in connessione con tutto quello che c'è di buono nell'imparare ad imparare. Insomma, mi sembra di capire che l'acronimo è anche particolarmente azzeccato. Ecco, esatto. E soprattutto sì. Questa visione, mi sono ritrovata di recente a colloquiare con dei giovani su cosa vuol dire fare formazione online, sul significato, sulle strategie, sugli sviluppi. Però ti racconto qualche dato, così magari così parti con qualche consiglio. Quando noi siamo partiti, io ti parlo dal mio lato, io faccio formazione a ragazzi universitari, ma la faccio anche a professionisti nel mondo del lavoro e vado spesso nelle scuole a parlare di matematica e di logica. Quello che abbiamo notato è questo: appena siamo andati tutti online, nel marzo dell'anno scorso, i ragazzi hanno avuto un livello di soddisfazione molto alto, perché comunque quel seguire la lezione rappresentava un appiglio ad un mondo reale che quel momento pareva sospeso. Quindi grandissimi livelli di soddisfazione. Poi Carlotta siamo tornati in aula in autunno e gli stessi questionari somministrati ci facevano vedere che gli studenti sì, erano contenti, però la didattica mista aveva aperto dei grandi crateri. Mi spiego meglio: come tu sai bene, stare in un'aula, come è successo a me in prima persona, fare didattica, ragazzi in presenza, ragazzi a casa, in contemporanea, ha rappresentato una grande sfida, perché a quel punto il docente, chiunque, a qualsiasi livello, pensa anche nelle classi dei licei, nelle classi degli istituti, no? Oppure anche in un ambiente di lavoro, doveva rimettere praticamente a fuoco completamente la sua modalità, perché non solo da un punto di vista cognitivo, no? Seguire due cose diverse, ma proprio modalità di didattica, e lì la soddisfazione è un po' scende. Ecco, qui vorrei da te qualche considerazione su come, innanzitutto, perché è scesa, perché nella mista non siamo stati, no? In generale i docenti hanno avuto qualche difficoltà in più, ed è vero che ci sono tecniche ad hoc, oppure uno può rifare quello che faceva prima, quello che fai dentro un'aula lo rifai online. È evidente che quello che puoi fare in un'aula non lo puoi rifare online. La grossa sfida, più di un anno fa, quando ci siamo tutti in corsa, in un momento dettato dall'emergenza, dopo la riflessione arrivata piano piano, quando siamo passati alla modalità online, la sfida è stata soprattutto accettare e metabolizzare il fatto che dovevamo cambiare il nostro modo di fare formazione e quindi imparare nuovi strumenti. E va bene, imparare come trasmettere i contenuti, e va benissimo, ma anche e soprattutto come ricostruire e mantenere la relazione. Okay? La difficoltà della modalità mista è forse davvero la condizione più sfidante e più complessa, perché devi integrare due modi completamente diversi, spesso sfaccettature differenti, quindi io capisco benissimo la fatica di gestire una parte di classe, l'ho vissuta anch'io nel momento in cui quest'anno gestivo classi che erano il 50% a casa, con tutti i problemi tecnici che potevano esserci, e 50 in classe, per cui in certi momenti partivano per fare la pausa e quelli a casa invece ancora erano lì che lavoravano, insomma anche cose molto pratiche, ma che davvero creano, insomma, delle situazioni potenzialmente esplosive. Però se noi ci mettiamo nell'ottica di cambiare, intanto abbiamo dovuto allenarci ad accettare il cambiamento come costante del nostro lavoro, della nostra esistenza stessa, e quindi poi metterci nell'ottica di acquisire modalità differenti. Il tema della relazione, l'ho messo anche in alcune slide per capirci meglio, diventa certo. In questo. Possiamo condividere, Carlotta, se ritieni utile, anche perché mentre le condividi approfitto perché nell'ultima scorciatoia digitale Susanna ci ha proprio parlato a lungo della relazione, di come sia complicato, come si apprende per relazione, non si apprende per trasferimento dei vasi conduttori, leggi fisiche, no? Ma si apprende per relazione. Ecco, come si può fare, proprio come hai inaugurato tu appunto questo tuo intervento, a far sì che quella relazione non venga annullata o sminuita a un dispositivo digitale, ma anzi venga valorata.
Allora, intanto la relazione non viene annullata e sminuita, questa è la nostra paura, è il nostro timore ed è anche però la nostra difficoltà appunto ad accettare che in realtà dipenda molto dalla nostra disponibilità a cambiare e quindi a testare, a tentare nuove strade, nuove modalità. La relazione continua a esistere e in realtà passa più di quello che noi immaginiamo. All'inizio, l'anno scorso, mentre anch'io dovevo cominciare a fare formazione online, abituata all'aula, continuava a venirmi in mente un libro. E quello di consigliare libri è già il primo consiglio che do quando si fa formazione, collegare sempre ai libri tangibili che abbiamo e che sono i nostri migliori alleati anche nella formazione. Continuava a venirmi in mente l'immagine che c'è in Opinioni di un clown di Enrich Boll, che è un capolavoro. Anche se racconta una storia completamente diversa da quello che è il nostro tema, il protagonista ha una caratteristica che mi ha sempre affascinata e mi è rimasta impressa negli anni, cioè quando sollevava il telefono non sentiva solo la voce dei suoi interlocutori, ma anche i loro profumi, anche le loro essenze, no? I loro odori. Ed era una cosa che mi ha colpita sempre, io l'ho letto quando ero praticamente una bambina, e ho sempre pensato che nella formazione a distanza passi molto di più. Questa è una metafora perfetta di quello che noi pensiamo, passa anche proprio la nostra essenza. E allora quello che dobbiamo fare è ricordarcelo e tirare fuori da quella distanza quello che rimane appunto del legame, della relazione, che ci giochiamo su un piano diverso. Quando siamo in aula, il bravo formatore se la gioca moltissimo anche sul non verbale, sul suo modo di muoversi, sul suo carisma, sul suo sguardo, sulla vicinanza, sul cerchio, no? Il potere del cerchio nella formazione, ed è una cosa che ti rimane impressa. C'è una frase bellissima dell'Angelou che dice: le persone scorderanno quello che dici, scorderanno quello che fai, ma non dimenticheranno mai come li hai fatti sentire. Ecco, questa cosa che in aula noi formatori abbiamo imparato col tempo a gestire, a costruire, l'abbiamo dovuta spostare molto sul linguaggio paraverbale, a cui arriviamo poi fra poco, che ha un peso enorme nel nostro modo di comunicare. Ma ci sono alcune buone prassi, secondo me, che ho visto nella pratica hanno funzionato davvero bene nella formazione online, anche con gruppi che incontri per periodi limitati di tempo, perché è evidente che tu in pochi incontri devi andare ad approfondire tematiche di vario tipo e conquistarti anche una fiducia che poi si gioca davvero anche nei primi minuti in cui ci si incontra, anche a distanza. Ecco Carlotta, queste buone prassi sono grande motivo di interesse per tutti noi, perché io all'inizio mi sono sentita persa, no? Io sono una persona estremamente relazionale nel non verbale, vuol dire l'occhietto, no? I miei studenti, quando spiego cose astruse, io vedo l'occhietto, no? Distratto, quello in ultima fila che si sente un pochino, no? Quindi vado molto per osservare. Allora nell'online molti tengono la telecamera chiusa perché a volte dicono prof non regge la linea, in realtà hanno ragione, insomma, volere riservare un ambito privato, no? Ma questa è, mi è mancata quella cosa. Allora queste buone prassi non vediamo l'ora di ascoltarle, cara Carlotta. Sì, è verissimo, perché la cosa più spiazzante è non avere davanti il ricambio dello sguardo, e questo succede il più delle volte. Eppure dobbiamo trovare il modo di coinvolgerli lo stesso, anche con quelle telecamere spente. Non fissiamoci sul fatto appunto di non vedere la persona, ma di arrivare a lei in un altro modo. Per esempio sfruttando appunto quello che conosciamo della mente, della sua motivazione, della sua capacità di concentrarsi e rimanere agganciata. L'uso delle immagini. L'uso delle immagini per me diventa cruciale per rompere il ghiaccio. Il famoso ice breaking, che non per forza deve essere un gioco, perché a volte bisogna tenere conto anche che si può mettere in imbarazzo qualcuno, che non tutti abbiamo lo stesso livello di estroversione. Io penso sempre al più introverso possibile del mio gruppo e cerco di tenere presente anche le diverse personalità. Non forzo mai la mano, non obbligo nessuno a parlare a tutti i costi, e questo è il modo migliore per convincere le persone a sentirsi a proprio agio prima di ogni cosa. Ecco, io parto di solito, proprio andando sul pratico,
da una slide come quella che state vedendo nella presentazione, dove sono oggi è una serie di immagini che tra l'altro ho realizzato con Canva, vi racconto anche quali strumenti uso, che è un produttore di contenuti grafici veramente molto comodo, intuitivo e immediato. Con un programma come Canva si può creare una slide di questo tipo, composta da tante immagini, ma ce ne sono anche molti altri di modelli, e parto sempre con una domanda. Dove ti trovi oggi? Oppure, ad esempio, faccio un altro esempio pratico, lavoro con gli apprendisti d'azienda e sul tema dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro. Non gli vado a chiedere, ok, com'è la tua pianificazione, la tua organizzazione? Ma uso una metafora legata a uno di questi paesaggi. Dimmi un po' se dovessi raccontarmi quanto sei organizzato e che rapporto hai con l'organizzazione e la gestione dei tempi, se sei nel traffico, nel tilt, bloccato, se è un traffico scorrevole, se ti senti così a tuo agio da essere addirittura, no, in un bel chalet oppure in vacanza, o se sei all'inizio di una scalata di una montagna. Ebbene, questa cosa sblocca tantissimo le persone che non si sentono di dover per forza usare esempi già personali. Ricordo che siamo nella fase iniziale di una formazione. Non cerco di tirare fuori per forza qualcosa di sé del proprio racconto che arriva un attimino dopo, ma agevolo il processo di narrazione. Lo agevolo perché in questo lo storytelling di cui mi occupo nelle formazioni mi aiuta tantissimo, comincio ad utilizzare le immagini per fare sì che raccontino qualcosa di sé attraverso una storia, ma quelle immagini sono immagini neutre, diciamo esterne a loro, non chiedo a loro di trovarle, ma chiedo quindi, Carlotta, se capisco bene, sì, io devo identificare l'immagine che più assomiglia al mio stato in questo momento. Magari inizio a seguire la lezione con Carlotta, che spettacolo! Quindi è quello che più mi avvicina. Bella questa, sì, idea. Sì, perché poi saltano fuori tanti stimoli, tanti input. Si può partire proprio dal proprio stato d'animo per mettere a proprio agio, soprattutto se faccio un incontro in cui poi si toccherà il tema dell'intelligenza emotiva e delle emozioni. Sappiamo che questo tema ormai è molto trasversale a tantissimi contenuti. Va benissimo partire da una situazione di questo genere. Al posto di queste immagini potrebbero esserci anche dei fumetti con diverse espressioni facciali, e chiedere, ad esempio, l'uso con gli studenti, perché vedo che è più attivante questo di queste immagini, di raccontare in quali si identificano. Questo è stato molto utile durante il lockdown. Molti sceglievano la faccia che rappresentava la rabbia, una faccia arrabbiata, e per me è stato molto positivo, perché non sempre si è capaci di raccontare la rabbia. Se avessi dovuto chiedere loro di raccontare qualcosa di troppo personale, probabilmente non avrebbe funzionato. Così invece abbiamo agevolato. Infatti, quello che trovo formidabile, poi poni al centro l'ascoltatore della tua lezione, il fruitore, sì, colui che sa, lui è al centro adesso, perché tu gli stai chiedendo dove sono oggi. Interessantissimo questo porlo, no? Fuori, anche se la telecamera è spenta, però gli dai un ruolo attivo, molto interessante. In realtà le persone hanno molta voglia di parlare, è che non sempre li invitiamo a farlo in un modo che li metta a loro agio, e quindi sentono il giudizio. Partire da un'immagine così in qualche modo smorza la paura del giudizio. Stiamo usando tutti le stesse immagini, vediamo che anche quello, due persone prima di me hanno scelto la stessa, comincio già a capire che magari il mio punto di vista è comune a quello degli altri, lo posso raccontare in un'atmosfera che assolutamente è sempre risultata protetta, tranquilla, rassicurante, e quindi non c'è mai stato, insomma, qualcuno che assolutamente abbia posto un rifiuto totale a questo tipo di attività di mediazione. E da qui si parte, no? Si parte già a raccontare qualcosa e mi dà il gancio per iniziare a introdurre il mio argomento, perché poi foto come questa davvero si adattano a moltissimi tipi di argomento, quindi possiamo anche un po' generalizzare. Sono arrivata a dedicare anche quasi più di un'ora su una, magari una formazione di 4 ore filate a questo tipo di attività, ma semplicemente perché le persone parlavano, raccontavano, e ogni tanto erano attive. Esatto, prendevo spunto da quello che dicevano anche per dire, ah, vedete, allora questo argomento effettivamente è qualcosa che stiamo per trattare, perché è interessante capire. Molto interessante, molto molto. Questo è l'inizio, quindi abbiamo rotto il ghiaccio e siamo partiti, e anche il formatore si è fatto un'idea di chi ha davanti, anche se non l'ha ancora visto magari.
ho iniziato a capire chi parla di più, chi parla di meno, da quali esperienze possono arrivare. E questo ha instaurato una relazione proficua di scambio, eccezionale, mi piace molto questa idea. E poi hanno capito che non mordo, cioè che non chiedo loro di fare cose strane o difficili, che non mi aspetto, che non li metterò a disagio. E questa cosa apre un ponte, già importantissimo. L'immagine ha una forza enorme, il nostro cervello la processa 60.000 volte più velocemente di una parola e di solito favorisce davvero la comprensione e anche la condivisione di quello che stiamo facendo. Dicevo che a quel punto ho preso molti spunti dalle persone, mi sono fatto un'idea del gruppo con cui sto lavorando e arriva il momento, forse chiamo di più perché l'ho chiamato collegare i fili, e a me piace pensare che il lavoro del formatore, dell'educatore, del docente sia esattamente questo. Cosa fai tu di mestiere? Collego le cose, collego i fili. No? Questa in realtà è una frase di Petit che gli ho rubato. Petit è un funambolo e il funambolo e l'educatore hanno molto in comune, il formatore, collegano davvero dei punti e poi li attraversano anche senza molte certezze, come è stato proprio in quest'ultimo anno. E questo è il momento in cui il formatore ha capito quali possono essere i punti di contatto tra persone che magari si sono appena conosciute, no? Fanno parte di un gruppo che è stato costituito lì per lì, oppure nel caso degli studenti, una classe che si conosce da poco. Ecco, lì sta la nostra capacità di partire da esperienze concrete delle persone. Perché ti sei iscritto a questo corso sul digital storytelling? Quali sono le tue esigenze concrete? Che cosa ti interessa? Perché pensi che possa essere utile? Ed emergono naturalmente differenti punti di vista, ma anche punti di contatto. E questa cosa è molto bella farla non solo a voce, ma favorirla utilizzando delle lavagne interattive. Io consiglio tantissimo Miro, perché Miro è uno strumento gratuito che si fa online, genera un link condivisibile. Chiunque, senza scaricare niente dal proprio PC, clicca sul link e si collega dentro a questa lavagna. Possono essere cara Carlotta, io qui bisogna che te lo dica, noi lavoriamo sempre su Miro con il laboratorio aperto Rimini Tiberio, una serie di attività di coprogettazione ad ampio, veramente ci siamo occupati di tante cose divertendoci e sempre lavorando su Miro, perché in effetti questa interattività, questa possibilità di andare ognuno, no, a dire la sua in questa lavagna bellissima dove si muovono tutte le guarda, mi trovo, sono contenta che ci hanno fatto conoscere, non certo l'università in questo momento, ma proprio il laboratorio aperto, insieme appunto ad altri, ci ha condotto in questa strada di Miro, che io consiglio, hai proprio ragione, a tutti. Prego. Mi confermerai quindi che si tratta di uno strumento utile. E infatti anch'io ne sono abbastanza innamorata perché ho visto che anche in questo caso favorisce tantissimo una serie di processi, dal brainstorming alla vera e propria progettazione, alla costruzione di mappe e di schemi. In questo caso vi ho portato un esempio reale, cioè quella che vedete è lo schema generato da un gruppo di docenti che hanno fatto con me e un altro mio collega un percorso di transmedia learning, quindi apprendimento transmediale, cioè la possibilità di raccontare una storia, una materia, un argomento, un progetto attraverso l'integrazione di più strumenti digitali e quindi offrendo più porte d'accesso possibili a una storia, punti di vista diversi, protagonisti differenti che raccontano una storia utilizzando anche tecniche diverse. E quindi i docenti hanno piano piano iniziato questo percorso e lì vedete tutti i post-it che hanno scritto e hanno composto insieme. Tra l'altro Miro permette anche di fare sondaggi in diretta sulle proposte che vengono fatte, collegare tra di loro i vari passaggi, e quindi si tratta davvero di uno strumento utile. È solo un esempio, ce ne sono sicuramente tanti altri. Il punto è proprio questo, cioè andare a lavorare insieme. Allora, anche in questo caso, chi si collega ha anche la possibilità di farlo in anonimo, quindi c'è un simbolino che mi mostra che le persone sono collegate, ma non necessariamente vedo chi sta facendo che cosa, e anche questo serve a mettere il tuo agio.
Perché alla questo fine in noi... un'aula di giovani, anche alle scuole superiori o anche all'università, è molto utile, perché comunque sono desiderosi di mettersi in relazione, ma hanno quella timidezza del tutto naturale, no? Perché comunque è tutto nuovo, che può essere, diciamo, proprio preservata grazie a questa possibilità. Oppure puoi mettere dei nomi di fantasia, molto carina questa cosa, sì, esatto. Sì, esatto. Un modo di lavorare. Sì, la cosa da trasmettere è che le formazioni non sono basate sulla necessità poi alla fine di fare una valutazione sulla persona, ma di tirare fuori qualcosa di utile a tutti. Cioè si deve spostare, almeno dal mio punto di vista, il focus, no? Non sono qua per dimostrare che posso fare qualcosa e farlo valutare, giudicare alla fine, sono qua perché scelgo di imparare, di fare un'esperienza nuova e di apprendere. Quindi io personalmente, proprio in generale, tendo a svincolare il processo di apprendimento dalla sua valutazione, almeno da certi tipi, ovviamente, ecco. Di valutazione. Esatto. Ecco, certi esatto. Tipi, che poi serve anche quello step. Però c'è un modo anche che ripone al centro l'esperienza in sé, quindi anche la possibilità, per esempio, di sbagliare, di tornare indietro, di rifare, di pasticciare, dico io, è un processo interessante e divertente che si può fare insieme. Scusa Carlotta, ti chiedo, questa possibilità permette anche, a mio parere, di lavorare a gruppi, cioè nel senso si possono organizzare, no, in tutti gli applicativi ormai, delle sorte di breakout room dove con Miro si chiedono a 4, 5, 6 persone di lavorare su certi temi, quindi agevola anche quel tipo di lavoro secondo te? Assolutamente sì, esattamente. Infatti la fase successiva può essere tranquillamente una divisione in gruppi, andando a scegliere, come questo, ce ne sono molti altri, degli strumenti già predisposti per il lavoro collaborativo. Quindi con dei semplici link o semplicemente mettendo la mail, quando i gruppi non sono troppo numerosi, si può lavorare appunto a sottoprogetti e poi trovare sempre il modo di ricongiungere i lavori dei sottogruppi in un momento finale di restituzione. Però assolutamente sì, perché a quel punto, così come lo facciamo in aula, no? Molto spesso andiamo poi a un certo punto a permettere alle persone di lavorare in piccoli gruppi, conoscersi meglio e anche tirare fuori aspetti di sé, competenze di sé che magari nel grande gruppo hanno meno spazio per emergere. Quindi senz'altro questo è uno step successivo. Un'altra parola che ho usato che mi è molto cara, noi con Omar Vulpinari abbiamo fatto tantissime esperienze di design thinking, di servizio, di progetto, e agevola molto questa modalità, questo strumento, è solo uno strumento, ma agevola molto il ragionamento logico, il fatto di procedere per mappe, per percorsi, che è un'abitudine che è bene che tutti noi abbiamo. Io sono una matematica, senza quella roba là non torna niente, però mi piace anche nel tuo esempio che vedo sempre degli step logici, cioè no, obiettivo, come si raggiunge, agevola molto un ragionamento che va per... Anche per innovare ci vuole una sorta di logica, si chiama abduzione, ma alla fine è sempre un procedimento logico, quindi agevola molto la chiarezza del procedimento che porta al risultato, e quindi questi una serie di vantaggi molto interessanti. Oh, già Carlotta ci ha dato, si vede che è un'alumna dell'Unibo, si vede che è una laureata Unibo, ci ha già dato dei suggerimenti bellissimi, quello delle immagini lo utilizzo appena vado nella prima aula. Poi utilizzare Miro, io non l'ho mai usato in aula, invece potrei dare temi specifici anche alle scuole superiori, può essere molto utile. Quindi siamo già a best practice eccezionali. Prego Carlotta. Allora procediamo, benissimo, poi se serve, anche se ci sono domande o curiosità, si può sempre tornare indietro, appunto, però quello che dicevamo dell'avere una sequenzialità, una logica, una connessione tra i vari momenti, e poi alla base sempre, torniamo lì, dei processi di apprendimento, soprattutto l'approccio metacognitivo, cioè la nostra mente ha precisamente bisogno di questo, perché altrimenti il nostro cervello tende un po' a semplificare, no? Perché siamo sempre soggetti a molti input, quindi quando non gli diamo abbastanza informazioni poi tende a fare un po' di testa sua e allora in realtà ci complica le cose. Più noi scomponiamo un percorso, un'attività, qualcosa, più la chiariamo, più anche la nostra mente è molto agevolata nel trattenere a lungo termine delle informazioni, perché sennò tende un pochino a lasciarle indietro. Quindi davvero questa cosa è funzionale sia per il formatore che per chi lo sta seguendo. Brava, per entrambi i veri fronti, perfetto.
Sì, prego, assolutamente. Prego. Allora, proseguiamo. Qui subito avevo messo le immagini delle uova perché il mio titolo originale era andare al sodo, no? Perché volevo proprio spiegare che bisogna... Poi ho detto, vabbè, forse non è molto elegante, mettiamo esempi e percorsi. Però il senso è quello. Cioè, a un certo punto nel core, nella parte centrale della formazione, bisogna poi andare sul concreto e aggiungere qualcosa di nuovo. Quindi benissimo la valorizzazione delle esperienze, chiedere... Di che cosa avete bisogno? Io non saprei dire quante formazioni ho sbloccato che iniziavano un po' a rilento, no? In cui c'era poca interazione, chiedendo, ok, ditemi di che cosa avete bisogno, che cosa vi aspettate concretamente, cosa vi serve. E quindi questo ha aiutato moltissimo anche me a creare delle formazioni di senso, perché ogni gruppo è a sé. Ogni volta non puoi pensare di avere un modello e applicarlo rigidamente ogni volta. Bisogna davvero utilizzare il processo empatico e mettersi nei panni delle persone per cui in quel momento stai effettivamente lavorando. E poi cominciare però a tirare fuori le tue esperienze e il tuo ruolo di formatore, cominciare a raccontare. Partire da esigenze concrete per arrivare ad esperienze pratiche. Perché in fondo ogni formatore deve portare una propria visione, no? Un proprio metodo, degli strumenti, raccontare con passione, questo è un altro aspetto su cui adesso torniamo, quello che va fatto. Qui ad esempio vi ho messo tre argomenti che io tratto di solito nelle formazioni, che sono appunto il transmedia learning che vi accennavo prima, il toy design, cioè tutto il tema della gamification come metodo di apprendimento basato sul divertimento, sul coinvolgimento attivo, anche sull'errore appunto, la possibilità di imparare da esso, e lo storytelling, l'ho chiamato 2.0 perché ormai siamo arrivati a dei punti di storytelling basati molto sull'interazione, sulla realtà aumentata, insomma sulla sperimentazione, che a me piace tanto. Ma perché li ho messi? Non solo perché sono mie esperienze di formazione, ma perché sono tutte e tre in realtà anche delle tecniche, cioè delle tecniche che si possono importare dentro alle proprie formazioni. Ripeto, l'uso del gioco, ci sono delle bellissime risorse interattive, consiglio di guardare Genially, assolutamente, che permettono in pochi passaggi a chiunque di creare ad esempio dei piccoli giochi interattivi a cui chiunque può partecipare. L'evoluzione di questi strumenti, ad esempio la creazione delle escape room digitali, cioè luoghi virtuali costruiti veramente in modo più semplice di quanto non possa sembrare, che permette agli utenti, a chi in quel momento sta partecipando, di rispondere a delle domande sotto forma di enigma, di sbloccare dei contenuti. Quindi Carlotta, giochi per tutte le età, cioè la forma di gioco coinvolgente per qualsiasi fascia d'età, evidente. Certo, il gioco mantiene... A piace la... tutti giocare. La vita, cioè se noi perdiamo la componente ludica in età adulta, perdiamo una parte importantissima di interazione con il mondo e anche di apprendimento, perché il gioco ci dà delle regole, è il primo insegnante, no? Di cornici, di regole, senza le regole non c'è più neanche il gioco stesso, e di collaborazione, di partecipazione. In realtà noi non smettiamo mai di giocare, cambia la forma del nostro gioco, però la gamification ci ricorda per esempio che attraverso i videogiochi i ragazzi imparano, perché ripetono continuamente l'esperienza, quando muoiono ripartono e migliorano e continuano, e questo ci deve raccontare qualcosa anche sul ruolo, lo ripeto sempre, dell'errore nel fare, provare, riprovare, perché fa parte dell'esperienza umana. Noi siamo esseri fallaci, nasciamo sbagliando costantemente e dobbiamo ricordarcelo, perché insegna ai ragazzi anche a gestire la frustrazione. Questo è un aspetto su cui potremmo aprire molte altre formazioni. Cara Carlotta, c'è un'altra parola che hai usato, scusa se ogni tanto intervengo, no, non voglio disturbarti, E mi è interessato molto quello che tu, quando tu hai parlato, che appunto la formazione è flessibile, si rinnova, cambia con il gruppo di persone con il quale ti trovi a lavorare. Ogni anno qualche amico mi chiede, ma tu non ti annoi tutti gli anni a insegnare le stesse cose? Io rispondo, ma per niente, perché mica insegno sempre le stesse cose, ma cambia, sì, quel pochino di contenuto, ma cambia completamente addirittura il modo con cui procedi negli argomenti, il modo con cui li presenti, il modo con cui interagisci. Quindi hai proprio ragione, cioè l'atto di innanzitutto perché non è un atto del formatore, ma il formatore si plasma sulle persone che sta formando, ma poi si innova. Quest'anno abbiamo avuto ovviamente un'innovazione anche un po' forte, diciamo, però è un'innovazione continua. Hai perfettamente ragione, la flessibilità
è una dote che chi non ha farebbe bene a lavorare molto su questo caso, pensare che no, puoi sempre cambiare a seconda dell'aula. Sì, io non riesco a immaginare un formatore non flessibile, perché il nostro mestiere è 70%, la butto lì, studio, e costante aggiornamento. La parte in aula è la parte finale di un processo che tu cominci molto prima, da solo, e da solo fino lì, anche contaminandoti con le esperienze degli altri formatori e degli altri professionisti, e devi continuamente studiare e capire, perché il mondo cambia completamente e continuamente. Quest'ultimo anno ce l'hai insegnato in modo, insomma, perentorio, ma è sempre stato così. E quindi un formatore non può permettersi di fermarsi un attimo, ed è l'aspetto che a me piace di questo lavoro, e poi quello che tu progetti comunque si plasmerà e si colorerà di nuove sfumature nell'incontro con le persone con cui tu lavorerai, no? E ogni volta sarà diverso, anche se c'è un'ossatura, anche se tu hai i tuoi riferimenti e le tue certezze, giustamente, però poi c'è quell'incontro lì. Anche il design thinking che hai nominato prima è un processo scientifico, diciamo così, per fasi di prototipazione, ma il primo step è il processo empatico del design thinking. Esattamente, senza quello io non riesco a fare il lavoro per qualcun altro. E quindi, insomma, cercare di raccontare, anche in questo caso per agevolare il processo empatico, il rispecchiamento, la comprensione, andare su esperienze pratiche ed utilizzare questi strumenti come lo storytelling, perché raccontare una storia è un'arte che mette insieme le emozioni, la narrazione. Noi siamo esseri narranti, qualsiasi cosa può essere raccontata in un modo assolutamente coinvolgente e affascinante, e la matematica è una di queste materie, perché ho fatto in questo anno dei lavori con i prof di matematica proprio sullo storytelling, come si racconta la matematica in modo affascinante, narrativo, emozionante. Si può fare, perché la matematica è ovunque, ci circonda, è nascosta nella nostra esistenza continuamente. E ma quindi, guarda Carlotta, eccezionale. Io ogni tanto nessuno sa la storia della matematica, perché sembra che sti matematici scappano fuori dalle uova di Pasqua, no? Ecco. Invece c'è tutta una storia della matematica che fa morire, è bellissima. Questi matematici che si sono uniti, hanno lavorato la storia. Allora ogni tanto farcire con la storia aiuta, proprio quello che mi stavi proprio aiutando a focalizzare tu. Cioè bisogna farcire un po' anche un noiosissimo teorema, ma se dici da dove viene il teorema, anche il fatto che fa parte della nostra cultura, che è collegato agli altri ambiti del sapere, quindi anche io negli anni ti ringrazio per aver citato proprio la mia disciplina, perché dicono tutti che sono difficili tutte le materie da insegnare, forse hanno ragione, ce n'è qualcuna che è un pochino più, non voglio dire difficile, per carità, è un pochino più, sembra più ostica, ecco. Quindi questa cosa bellissima che hai detto, si può fare anche storytelling con la matematica, è rincuorante. Assolutamente. Se una cosa, se viene raccontata in un certo modo, cambia completamente il suo impatto sulla nostra impressione, sulla nostra memoria e anche sulla nostra motivazione. Quindi a volte certe materie forse subiscono proprio lo stigma di non essere state raccontate nel tempo con un po' di emozione dentro. Invece l'emozione è ragione. Grande Carlotta. Sì, per me la nostra, le emozioni influenzano il nostro apprendimento. Quando noi abbiamo in antipatia una materia, non c'è verso che di impararla come impareremo quella che ci piace. Sembra una banalità estrema, ma è la base invece del nostro imparare o non imparare qualcosa. Non è una questione di capacità, è una questione di approccio il più delle volte. Quindi anche il nostro modo di fare formazione, di prendere un argomento, noi consideriamo sempre che intorno ci dobbiamo costruire una storia, dobbiamo imparare a raccontarla, coinvolgerla. È chiaro che se non siamo appassionati, se non amiamo davvero quello che facciamo, non siamo credibili, dobbiamo essere autentici. In questo non siamo affabulatori, siamo formatori e dobbiamo andare sul concreto, proprio per evitare questo rischio di vendere qualcosa che non sia concreto, ma in realtà la dobbiamo raccontare con attenzione. E ci sono proprio dei modi, delle tecniche di affascinare le persone, appunto raccontare l'aneddoto, la storia, raccontare cosa c'è dietro il personaggio, la persona dietro il personaggio. Esatto, brava, le persone fanno la differenza. Dici, se tu descrivi il matematico come era fatto, loro tutti, ma davvero prof, era umano? Sì, era umano, era una persona vera. E come si dà voce al proprio racconto, Carlotta, no? Come si può fare? Aiutaci, dacci qualche istruzione, qualche ricetta buona.
Ecco qua, si dà voce con la voce, appunto, perché noi la usiamo tutti spesso e volentieri. Quante volte ci fermiamo a fare un check-up di come la stiamo utilizzando? La voce ha dei colori. La voce è come le nostre impronte digitali, ognuno ha la sua, è inconfondibile. Sapete che i bambini nella primissima infanzia già neonati riconoscono la voce delle proprie figure primarie tra centinaia e centinaia di voci, ci sono degli esperimenti su questo per dire quanto la voce rimanga nella nostra memoria. Le parole impattano su un 10% circa, no? Quando parliamo, la voce già sale al 30-40%, viene ricordata tantissimo e noi possiamo usarla in modo diversificato, colorandola, dandogli delle sfumature, proprio nel corso di uno stesso discorso. Dobbiamo variare il nostro tono, il timbro di voce, addirittura il volume. Dobbiamo intanto creare, ad esempio, all'inizio una situazione rassicurante, di fiducia, no? Quella voce che ha il sorriso, come si dice, e che mette le persone a proprio agio. Poi man mano entriamo nel cuore del nostro discorso, dobbiamo anche però trasmettere autorevolezza, consapevolezza, conoscenza, la cosiddetta voce blu. Il blu è da sempre collegato all'idea di lavoro, di mestiere, di competenza, ma ci appassioniamo anche, soprattutto verso il finale. Adesso sto andando molto veloce, ma il public speaking, tutto il tema della narrazione in realtà è qualcosa da approfondire, prendersi del tempo, provarlo. Però ad esempio lo uso anche con gli studenti perché gli trasmetto più sicurezza nel momento in cui loro poi devono fare un'esposizione, quindi ne parliamo spesso. È anche questo storytelling, usare bene la voce. E ad esempio verso il finale lasciare un'emozione appassionando, scaldando la propria voce. Si alzano anche i toni, i volumi. Vedete anche quando magari parlo di qualcosa che mi piace, mi appassiono, non ho sempre lo stesso tono, no? Accelero, poi rallento, faccio una micro pausa per sottolineare, ecco qua, un concetto. Quella micro pausa crea un'attesa, riaggancia l'attenzione di chi si sta perdendo, cambia completamente il significato di quello che dico, perché se io fate attenzione e dico la mia azienda è leader nel settore della meccanica, ho sottolineato un concetto. Se dico la mia azienda è leader nel settore della meccanica, ho appena spostato il focus su un altro aspetto, su un altro pezzetto della mia frase, cambiando l'attenzione sul concetto di leadership o di contenuto dell'azienda. Quindi quelle micropause, in realtà anche i silenzi sono comunicazione. Molte volte ottengo più attenzione se mi interrompo e aspetto che ritorni l'attenzione che non se la richiedo verbalmente. Questo è paraverbale, questo è saper usare la propria voce, altrimenti cadiamo nel colore grigio, che è quello della monotonia, e il migliore degli argomenti, il più interessante degli argomenti, può perdere tutta la sua efficacia se noi continuiamo a raccontarlo con questo tono monocorde. Immaginate che io per un'ora parli così. Cara Carlotta, io sto prendendo appunti di continuo, parole chiave, la voce blu me la porterò dietro per un bel po'. E anche i colleghi, immagino tanti formatori, tanti docenti che ci stanno seguendo, ci seguiranno. Intanto vi volevo avvisare che possono scaricare il modulo per la testa, aver seguito questa bellissima ora di formazione, intanto vi avviso, in un sito che andrà adesso in sovraimpressione. Quindi già avviso i colleghi. Qui ne è materiale, appunti su appunti che mi daranno tantissimi per ispirarmi. Guarda, veramente, cioè variare il tono, il volume, a volte hai ragione, anche io, noi diamo tanti corsi, senti quella voce sempre uguale, mi sembra una cosa che ti proprio il tuo cervello inizia quasi a balbettare, no? E quindi davvero, in effetti non basterebbe, cioè ci sono pochi suggerimenti, ma Carlotta ce li sta focalizzando in maniera esemplare. Prego Carlotta, puoi continuare. Grazie. Quindi attenzione davvero a quello che trasmettete col vostro paraverbale, non solo il non verbale, quindi il linguaggio del corpo che racconta sempre qualcosa di voi, molto più che sfugge anche al nostro controllo, spesso le nostre espressioni, microespressioni, ma anche tantissimo la voce, e nel digitale la voce diventa protagonista più del corpo, no? Che vediamo un po' dimezzato ultimamente, però invece la voce è veramente al centro di tutto e la si ricorda, e quindi insomma approfondiamo anche questi aspetti che ho riassunto qua. Vedete la famosa voce del sorriso, l'uso delle pause, c'è tutto qui, e quindi è sicuramente un tema
da approfondire. Ricordatevi le voci più belle anche del cinema, certi doppiatori, vi rimangono impressi. Luca Ward dice: io con la voce potrei, sono sicuro che potrei far fare agli altri tutto quello che voglio. È un superpotere la nostra voce, perché davvero ci smuove tante emozioni, e quindi un formatore credo abbia davvero l'obbligo di imparare a usarla consapevolmente, di pensarci bene. E non è un caso che le voci in questo schema siano collegate ai colori, perché i colori immediatamente, il rosso passione, il blu autorevolezza, perché? Perché i colori che ci circondano costantemente nella vita hanno sul cervello un impatto fortissimo a livello psicologico, e quindi arriviamo un po' alla fine del nostro percorso parlando del setting. Alle mie spalle c'è un setting, c'è un ambiente, e voi lo potete vedere. Io ho imparato forse più dei miei colleghi quest'anno, che li vedevo collegati da casa, che non negli anni precedenti in cui ci trovavamo in ufficio. Vedevo tanti piccoli dettagli, tante piccole cose, il libro lasciato lì, il quadro lasciato là, e questa cosa parla per noi. Cioè, attenzione a quello che lasciamo alle nostre spalle, non è neutro, racconta di noi e crea la famosa prima impressione, prima ancora che abbiamo aperto bocca. Io mi collego e guardo subito cosa c'è alle spalle della persona, e non credo di formidabile essere... Formidabile, Carlotta, ma hai ragione da matti. Facevi quello che andava a indagare, no? Per capire, ma chissà quel collega da dove è collegato. Ma chissà com'è la sua casa, ma chissà cosa gli piace, ma sarà di qua, ma sarà di là. Hai proprio perfettamente ragione, eccezionale questa cosa che hai detto. E infatti questo mi ha reso anche più tollerante rispetto a chi tiene la videocamera spenta, perché non tutti vogliono mostrare il proprio ambiente di vita. Questo l'ho capito soprattutto con i ragazzi, con gli adolescenti, ed è giusto rispettare questa esigenza. Non è sempre una disconferma o un segno di maleducazione o disinteresse. Noi stiamo di fatto entrando nella casa di qualcuno, e quindi dobbiamo tenerne conto che se quella telecamera spenta ci racconta comunque qualcosa, una volontà, una scelta di raccontare qualcosa e qualcos'altro no. Questo almeno è quello che ho, penso di aver capito io in questi mesi. A questo proposito, Carlotta, prima di andare appunto verso un po' la restituzione, però mi piaceva condividere con te questo piccolo pensiero. Io ho sentito, lo sento sempre, ma l'ho sentito di più con l'avvento di questa didattica massiva, appunto digitale online, il mio ruolo sociale. Mi spiego meglio: io insegno anche in inglese, avevo studenti internazionali che non hanno potuto raggiungere la sede bolognese perché c'erano tanti impedimenti. E ci sono state delle occasioni, Carlotta, in cui l'essere attaccati a quel video, a quella lezione, è stato per i ragazzi un momento di resilienza, di capire che qualche difficoltà poteva essere superata. Ti faccio un esempio che ancora mi commuove. Nel mese di ottobre in Nigeria c'è stata una rivoluzione dei giovani nelle piazze. Una ragazza collegata da una grotta mi disse: professoressa, questo è l'unico modo che ho per seguirla. Mi fece vedere la grotta dalla quale era collegata, perché quel momento per lei era: sto facendo qualcosa per me, ho paura di uscire, ho paura di stare a casa, sto facendo qualcosa per me. Ecco, lì ho capito tutte quelle cose che ci stai focalizzando e raccontando, possiamo rappresentare anche un momento di risollevarsi da una situazione che qui abbiamo percepito di meno, anche se in certe parti d'Italia è stato un momento di attaccarsi alla realtà, alla vita, ma ho percepito una potenza. E quindi non solo vedere lei nella grotta, lei vedeva me in aula, le facevo vedere l'aula, dove sarà il prossimo anno, le facevo vedere i colleghi, ma formidabile, cioè la formazione non è un teorema, ma è tutto quello che c'è intorno. Ho trovato un ruolo che non avevo mai così fortemente individuato. Non so se mi sono spiegata, Carlotta. Fortemente, sì, questa immagine della grotta è fortissima, già di per sé è uno storytelling, nel senso che davvero rende, trasmette l'emozione collegata a questo processo. Io in questi mesi ho fatto formazione con docenti collegati dal treno, che non è la grotta, ma racconta la volontà di esserci comunque. Il treno è in ritardo, ma io mi collego ed entro in classe collegata dal treno, e stavano facendo lezione ai ragazzi. Ai ragazzi cosa arriva? Che il mio professore ci tiene talmente a me che si collega in qualsiasi condizione e c'è comunque, anche se è bloccata su un treno, zittendo tra l'altro tutti quelli intorno, delle scene. Penso che siano tante le storie che si possono raccontare di quest'anno, di
di tenacia proprio in questo tenacia senso. Di bellezza, storia di bellezza. A qualcuno ci vuol far credere che non ci sia, ma sono tantissime tutte le persone che sono qui adesso con noi, sicuramente, poiché sono qui, poiché hanno desiderio di osservare, imparare, apprendere ad apprendere, sono storie una più bella di quell'altra, nonostante tutto. Prego. Infatti sono le cosiddette, tanto per citare un altro libro, rose di Atacama di Sepúlveda, cioè quante rose sono fiorite nel deserto di Atacama quest'anno anche mentre non le vedeva nessuno, no? Lui paragonava le storie di coraggio che nessuno racconta perché non sono di persone famose come alle rose di Atacama proprio, no? Fioriscono in un deserto anche se nessuno è lì, ma eppure continuano ad avvenire. Ecco, noi siamo un po' quelle rose, dobbiamo almeno considerarci così e quindi continuare a fiorire, a formarci, a pensare all'altro anche attraverso il linguaggio dei colori, quindi siamo proprio nel non verbale. Pensate a quello che mettete addosso, come vi vestite, pensate a quello che vi circonda, pensate anche ai colori che usate nelle vostre immagini. E torno all'inizio, ho detto di fare molta attenzione all'uso di immagini, ma quelle immagini scegliamole bene, cioè scegliamole d'alta qualità, scegliamole con dei colori che trasmettano qualcosa a loro volta, degli ambienti, delle atmosfere. Ogni colore ha un impatto diverso, la pubblicità ce lo insegna tutti i giorni, che certi prodotti non verranno mai pubblicizzati con certi colori ma con altri sì, e viceversa. La formazione funziona allo stesso modo, deve trasmettere un'atmosfera, una visione, ritorno sempre lì, un senso, e deve anche restituire giustamente la cifra di quel formatore. Volevo per arrivare alla restituzione, infatti, Carlotta. Eccoci, esatto, molto interessante. Andiamo all'ultima slide, restituire, sempre portare di nuovo al cerchio finale, che sia in presenza, che sia a distanza, che sia virtuale, quello che è stato fatto. Quindi non lasciare l'esperienza senza un momento di restituzione, che può anche non essere verbale, quindi magari sono tutte telecamere spente, quindi è difficile anche stimolare le persone a parlare. Allora usate una Jamboard o di nuovo un Miro, comunque una lavagna interattiva, e chiedete di lasciarvi un post-it. Tra l'altro questa pratica proprio del post-it è molto carina, perché dà l'idea di aver scritto qualcosa, averti lasciato un bigliettino finale, che può essere il complimento, ma anche l'osservazione, ma anche la critica, per cui io prendo, porto a casa e rifletto su quello che è stato, su quello che è stato lasciato, ma rimane anche qualcosa di tangibile che possiamo tenere anche per noi, che possiamo utilizzare appunto per migliorarci, e permette a tutti di rielaborare l'esperienza come collettiva e non solo come individuale. Quindi ci diamo un momento per dirci com'è andata, anche a livello emozionale, anche a livello emotivo, e poi se è stata utile, se è stata concreta, se è stata qualcosa. E anche abbiamo un po' paura, Carlotta, che ci siano scritte cose che ci mettono in discussione, eh? C'è un po' di paura, l'hai mai notata nei tuoi colleghi? Sì, sì, c'è paura, è vero, ma io penso sempre che se ci rimettiamo, nel senso che nell'ottica di non essere dei supereroi, ma delle persone, anche noi, in formazione, in cammino, è chiaro che in una cornice di educazione, di scambio, di costruzione, soprattutto se hai costruito la relazione all'inizio, è difficile che arrivi la critica non costruttiva, buttata lì tanto per. È più facile invece che ci sia quasi, dico un affetto, ma una voglia di continuare quella relazione. Infatti è per quello che consiglio anche alla fine di restituire il consiglio di lettura. Magari vi consiglio questo libro da leggere per proseguire l'approfondimento, magari vi consiglio questo video da guardare anche da soli, affinché fuori dallo schermo questa esperienza prosegua e lasci una scia, no? Poi, insomma, bisogna uscire dalla logica valutativa, non ti stanno valutando, ti stanno restituendo quello che è stata la loro esperienza formativa, che ti dà comunque modo di migliorare, condividere di più. Esatto, è vero, è quello, bisogna uscire da quella logica terribile per cui ci sentiamo sempre. Perché l'abbiamo detto prima, noi ne siamo già usciti all'inizio della formazione dalla logica valutativa, quella intesa ovviamente come ti do il voto ed è quello e stop. Uscendone già dall'inizio, chiarendo che io
Ad esempio, quando lavoro con i docenti, ci tengo sempre a sottolineare come questa non sia una formazione univoca, è uno scambio. Io ci tengo sempre a definirlo uno scambio, ma lo penso veramente, non è una cosa di cortesia. E perché nel momento in cui chiudo il computer, comunque qualcosa è rimasto anche a me, comunque ho imparato, magari c'è stato anche il docente che mi ha dato pure un suggerimento di un'app che ha usato e che io non avevo mai usato. Quindi c'è sempre uno scambio a qualsiasi livello. E anche questa cosa è gratificante, soprattutto nella formazione adulta, perché l'adulto vive male a volte il doversi sentire in una situazione impari in qualche modo, che tu devi riequilibrare, anche se il formatore sei tu, se i ruoli sono chiari, però chiarire che loro hanno sempre qualcosa da dare a te, da mettere sul piatto e da dare agli altri, cambia tantissimo l'atmosfera della formazione. È eccezionale questa cosa, è verissimo, cioè sono qui non per trasferire conoscenza, riempire il vostro vaso della conoscenza, ma probabilmente da quest'aula uscirò più io arricchita, perché ero convinta di trasferire, in realtà siete voi che mi avete spiegato qual è la bellezza, se vuoi anche di fare un percorso formativo, no? Di condividere le difficoltà. E sulla caduta anche prima, mi è piaciuto molto quello che ha detto, il fallimento, io posso costruire anche il processo logico più bello del mondo sul mio percorso, ma posso fallire, mi rialzo, lo rimetto a posto e ricammino. Interessante, oggi noi tendiamo a non parlare mai di cadute e fallimento, penso che sia una grande consolazione invece nel percorso. Sì, consiglio per chiudere il manuale di autodistruzione della Sonner, un titolo meraviglioso, una donna fantastica che ci racconta che nell'esistenza abbiamo proprio due certezze, una è il cambiamento e una è il fallimento. E se noi facciamo pace con entrambe queste dimensioni, riusciamo a capire anche molto meglio la dimensione della vulnerabilità, che è un'altra cosa che io consiglio al formatore, cioè restare con un fianco sempre scoperto verso l'idea di dover migliorare, di dover apprendere, di non essere fatto e finito, di dover continuare anche a mettersi in discussione, perché altrimenti non si è credibili nel momento in cui si fa calare dall'alto una propria esperienza che però è fossilizzata. Siamo credibili nel momento in cui anche noi ci poniamo come persone in cammino, ecco, nel nostro mestiere. Allora, noi in questo pomeriggio, questo breve intervento della nostra scorciatoia digitale con la nostra rosa di Atacama, Carlotta Pizzi, perché sei stata una rosa veramente per noi in questo pomeriggio, io ho avuto tantissimi spunti, un po' ho, diciamo, sedimentato alcune convinzioni che avevo, ma le ho viste più chiare. Poi ho avuto tanti suggerimenti utili, quindi veramente una rosa di Atacama in questo pomeriggio. Ovviamente non mi resta che chiedere se ci sono delle curiosità, degli interventi. Mi rendo conto che è stata molto chiara la prosecuzione degli argomenti, quindi le indicazioni date. Adesso vediamo la nostra Licia, una bellissima conoscenza del nostro ambito. Lavoriamo con Licia in tantissimi ambiti del nostro bellissimo territorio riminese. Come si potrebbe fare storytelling? Argomenti che insomma mi sembra Licia no dica che non siano proprio no da storytelling, sicurezza, HACCP, contabilità, mentre Carlotta pensa a questa risposta. Io vi ricordo che il 7 giugno alle 17:30, quindi saltiamo una settimana, ci sarà l'ultimo incontro delle nostre scorciatoie digitali con Alessandro Cattellani, sempre di Casco, come abbiamo visto ha dei formatori di elevatissima competenza. Proviamo un po', Carlotta, a dire Licia: guarda, ce n'è per tutti. Ah sì, questa è una bella domanda, mi piace, perché va proprio a toccare il punto. Lo storytelling può essere davvero usato per ravvivare degli argomenti che magari tradizionalmente non vengono percepiti, no? Come storytelling, come racconti emozionali. Per esempio, adesso dovremmo andare un po' più sul tecnico, ma ci sono degli strumenti digitali online, perché nel momento in cui l'argomento non è magari dei più coinvolgenti, abbiamo paura che non lo sia, allora lavoriamo molto sul modo, sulla presentazione, appunto sull'interattività, eccetera. Ci sono degli strumenti online, come ad esempio mi viene in mente ThinkLink o Adobe Spark, che permettono di creare dei contenuti, delle presentazioni diffuse. Per esempio, prendo un'immagine inerente a quell'argomento e posso, tramite questi strumenti, aggiungere a questa immagine dei tag interattivi. Cliccando su ogni tag si aprono delle finestre che ci collegano a un video, a un'immagine, a una mappa, a un racconto o a una
nota vocale, ecco ad esempio il podcast, che guarda caso, visto che la voce è così importante, sta vivendo un momento di grande fortuna anche nell'apprendimento e nell'approfondimento di argomenti. Quegli strumenti, vi assicuro, rendono interessante anche il più arido degli argomenti, perché nel momento in cui mi trovo davanti una bella immagine scelta bene e ho questi tag che creano una narrazione che si chiama non lineare, perché non c'è un ordine stabilito per cui io apro i tag con un certo ordine, ma decido io dove andare ad esplorare, già ingaggio la persona in un livello di coinvolgimento maggiore che non una spiegazione frontale, una narrazione frontale. E quindi io, ad esempio, se dovessi parlare di HCCP, partirei da un'immagine inerente e creerei tutta una serie di approfondimenti coi tag e poi userei la gamification, perché quella stessa, quello stesso strumento, e poi chiudo, permette di creare una sorta di gioco per cui in uno dei tag trovo una domanda e solo rispondendo correttamente a quella domanda si sblocca un'immagine successiva che io posso vedere solo se ho risposto correttamente. Inseriamo la gamification. Esatto, strumenti digitali che vengono in aiuto alla centralità, sì, che ovviamente il formatore ha in mano il gioco della formazione, ma può utilizzare anche una serie di strumenti digitali che possono essere di grande aiuto, come comprendo. Possiamo scriverti, Carlotta, no? Se abbiamo qualche curiosità, proviamo. Ho trovato il profilo di Carlotta molto semplicemente, le potete trovare appunto sotto casco su LinkedIn, e lei è presente in tutti i maggiori. Sì, sì, assolutamente. Lo possiamo sicuramente scrivere. Io non so che dire, io direi che io sono davvero deliziata da quello che è stato questa passeggiata, questo dialogo, questa condivisione. Mi preme ringraziare in primis Carlotta Pizzi, che ci ha dato questa sua preziosa disponibilità, ma anche i validissimi Giuseppe Selvaggiuolo e Niccolò Pranzini, con i quali insomma tengono sempre le reti, organizzano questi eventi. Mi fa piacere anche ringraziarli, perché senza di loro, giovani, mi fanno ringiovanire quando lavoro con loro, quindi insomma mi fa davvero tanto piacere. Spero di diventare una docente digitale migliore grazie ai suggerimenti di Carlotta. Grazie professore Saguero, davvero grazie mille, grazie a tutti, arrivederci. Vero piacere. Grazie a tutti per averci seguito, e al 7 giugno 17:30 prossimo appuntamento. Grazie.